Benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video haul sugli acquisti che ho fatto dalla Tiger. Vedete lo sfondo dietro è cambiato, sono dall'altra parte della mia stanza, ho fatto il mio piccolo angolino, tanto per cambiare location, perché vi faccio vedere sempre gli acquisti dalla parte della postazione make up. In questa parte qui farò altri tipi di video, sia video haul, perché sto più comoda, diciamo, posso appoggiare la roba qui, che ho il letto qui vicino, e posso farvi vedere, insomma, un po' più con calma le cosine. E in più ho la location nuova, perché è carina, insomma, cambiare, mi piaceva l'idea, e quindi l'ho decorata così. Ho messo le lucine, quelle con le coccinelle, e la mia coccinellina, il cuscino a forma di coccinella qui vicino. Dopo ovviamente ogni tanto vedrete lo sfondo cambiare, perché metterò altre lucine e altre cose. Fatemi sapere nei commenti se vi piace quest'idea e iniziamo subito a fare il video. Ho fatto un altro giro dalla Tiger, come avevo già detto nel video della Tiger dei regali di compleanno. Avevo detto che facevo un altro giro, e infatti questo è il secondo giro che ho fatto dalla Tiger, e volevo farvi vedere, insomma, cosa ho acquistato. Dato che volevo, diciamo, ricambiare il favore a mamma, allora ho preso ancora qualcosa anch'io. Inizio subito a farvi vedere cosa ho comprato. Allora, ci stanno due buste, perché ovviamente sono un po' più piccole le cose, ecco. Una piccola e l'altra è gigante, due belle bustone. Grandissime, insomma, e inizio subito da quella piccolina, che poi va bene, quella grande in verità sono solo cuscini. Parto da questo piccolino, andiamo sul più succoso. Non c'è una cosa preferita, meno preferita, perché sono tutte cose che mi piacevano, e parto subito da questa coccinella. Parto dalle cose piccoline e poi vi faccio vedere le cose un po' più grandi. Allora, le cose piccoline sono una è questa qui. Questa è una lucina USB, perché mi serviva per quando la sera edito i video, dato che non voglio accendere la luce, insomma la luce normale, allora utilizzo questa lucina per vedere la tastiera, insomma, del computer, e spero che funzioni, perché ne avevo comprati un po' di tempo fa, non alla Tiger, altri tipi, si sono rotti tutti. Speriamo che questo non si rompe, dura di più. Questo lo potete trovare, io l'ho trovato vicino alle casse, poi dopo dipende dalla Tiger dove lo mette. Comunque mi è costato 2 euro, se non mi ricordo male, ed è sempre fisso, insomma, è una cosa che mettono standard, insomma, dovreste trovarla sempre, ecco, ed è utilissima. Poi ho trovato delle cose veramente carine. Allora, vi faccio vedere subito un po' di cose di cartoleria. Un attimo che cerco l'altra. Allora, sono due penne, mi sono data anch'io la cartopazia, quasi. Due penne che sono queste qui, che ho visto in tanti video e ho detto no, sono bellissime. In effetti, come dicono tante persone, assomigliano i scettri di Sailor Moon. Infatti c'è la luna e la stella. Sono quelle penne che si schiaccia il pulsante qui e viene la luce. Vediamo un po' se funzionano. Si toglie questo pernetto, che è per protezione. Vediamo un po' se funziona. Guardate quanto è bella, bellissima. Vediamo anche se la stella funziona, perché sono veramente belle. Mi è cascato il foglietto, dopo lo raccolgo. Vediamo un po' anche questa. Vediamo fuori il pernetto. Non mi si apre, perfetta, ecco, non rimaneva bloccata. Anche questa, guardate quanto è carina. Cioè, veramente belle queste lucine, mi piacciono tantissimo queste penne, diciamo, e sono veramente un'ottima idea, molto molto carine. Un euro l'una, quindi top. Poi andiamo avanti. Ho preso questa è una cosa utile, che però vabbè, si possono trovare da tutte le parti, però a me mi serviva in quel momento e l'ho prese. Dei taglierini, qui ce ne stanno 3 a non mi ricordo che prezzo di questa, quant'era? 2 euro, se non mi ricordo male. 3 lamette, 2 euro, 3 taglierini, 2 euro. Io l'ho presi viola, violetto, viola rosa, sulla telecamera sembra viola, ma in realtà sì, è un viola chiaro, ecco. E sono sempre utili, insomma, questi, anche questi si dovrebbero trovare sempre dalla Tiger, perché la Tiger ho notato che è anche molto più ha molta più roba di cancelleria. Poi ho trovato una cosa carinissima,
che ogni volta che andavo lì la vedevo e non potevo prenderla perché costava 3 euro. Alla fine finalmente l'hanno messa a 1 euro. È questo astuccetto qui a forma di rossetto, veramente carino. Io quando lo vedevo lo voglio proprio per 3 euro un ciaffetto così, ho detto non ne vale la pena. Adesso ne vale la pena perché l'ho pagato 1 euro. E sono veramente felice, insomma, è morbidissimo, qui è velluto e qui è pelle lucida e qui è pelle normale, dorata. Cioè, è stupendo questo astuccio, mi piace tantissimo, come decorazione anche. Ovviamente lo posso anche utilizzare, però mi piacerebbe più che altro come decorazione. E l'ho pagato 1 euro, contentissima. Viziosa proprio. Allora, ritornando un attimo anche sempre a cancelleria, ho trovato questo set, diciamo, di matite, perché mi serve per fare i trucchi, diciamo, perché io anticipo, disegno, diciamo, il trucco prima di farlo. Se mi viene qualche idea, allora ho un po' di colori, insomma, per disegnare. Adesso li apriamo insieme, vediamo come sono. Speriamo che non ne manca nessuna. No, a parte che il blu gli manca la punta. E sono questi colori qua, un po' troppo fluo, Però ho detto, vabbè, per adesso, tanto per darmi un'idea, diciamo, ci sono tutti i colori che mi possono essere utili. Diciamo quelli standard che teoricamente uso io per truccarmi. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colori. L'ho pagato 3 euro. C'era anche quello più grande da 36, o 24 36, adesso non mi ricordo, da 7 euro quello costava, però ho detto vabbè, non mi servono tutte quelle matite, mi servono quelle basi, diciamo, i colori che di solito si trovano sulle palette, quindi ho preso questo qua. Poi ho trovato, ho pescato, diciamo, adesso vi faccio vedere una cosa che è una cosa un po', questa qui è una cosa un po' particolare. Ho preso questo astuccio che costava 1 euro, molto rigido, e ha tutti questi glitter. Questo astuccio assomiglia, cioè come colori, come anche come materiale, alle scarpe di mia mamma. Cioè, mamma ha le stesse scarpe con lo stesso materiale di questo astuccio. Questo qui l'ho pagato 1 euro. Questa forma qua c'era anche il set di pennelli e poi c'era qualcos'altro che c'era un po' di tempo fa, poi non c'erano più, e io ho detto no, alla fine l'ho preso. È carino perché ci si può mettere, ovviamente qui c'è scritto che è un porta trucchi, diciamo, una trousse, però io la utilizzerò per metterci una palette, magari voglio andare in viaggio, me ne serve una sola, la metto qui dentro, oppure ci metto qualcos'altro. Insomma, è carina perché si apre così, come vedete, anche porta documenti, perché no, molto rigida, insomma, anche porta documenti, molto comoda. E questa a 1 euro, ce n'era a quantità industriale ancora, quindi ha voglia prima di finire la scorta. Poi ho comprato questo astuccio qui, che adesso apriamo insieme. È carinissimo perché è un set di matite e cioè dovrebbe esserci un evidenziatore, un'ampenna, una matita, un righello, un temperino e una gomma, fatto così. È di questa stoffa di velluto, io l'ho presa rosa, c'erano vari colori, a 1 euro, e ho detto no, perché lasciarla lì. Adesso la apriamo insieme, vediamo un po' com'è. E mi serviva, diciamo, un set di cancelleria, ho detto, senza che prendo 10 matite, 10 che non sono, come ho detto, non sono una cartopazza, quindi non vado in cerca di matite, di cose, chissà cosa, però questo qui mi poteva far comodo anche quando devo disegnare i trucchi, ecco. Allora, questo è fatto così, è morbidissimo, è appunto velluto lucido e ha il bottone con l'elastico e si gira ed è fatto così dentro. Profuma, non puzza, profuma. Allora, la penna è fatta di cartoncino, c'ha la base di carta, dopo ovviamente uno ci può cambiare la penna, cioè non deve essere per forza quella, e una matita nera che è da temperare, un righello nero che mi serve sempre, un temperino, sperando che funziona, e una gomma normale bianca, e questo è un evidenziatore giallo che si scrive. Insomma, è un astuccio con le cose basi, insomma, molto molto grazioso, mi piace tantissimo, per 1 euro ne valsa la pena. Poi andiamo avanti. Ho preso
Questo astuccio qui, guardate quanto è bello, mi piace tantissimo, assomiglia ai bicchieri quelli per bere il frappè. C'è scritto I love con la fragolina milkshake. C'era anche con col disegno del caffè, ma io ho scelto questo perché mi piace di più. È morbidissimo e si apre così e dentro è fatto così, insomma, veramente bello. Io forse ci metterò i bigodini perché se no ne ho comprati un po', quindi ho deciso di metterli, di trovare, diciamo, cercavo un astuccio abbastanza capiente, oppure ci metterò qualcos'altro, adesso vedremo. Comunque lo appoggerò sicuramente sopra il tavolo così per decorazione, perché è veramente bellissimo. 1 euro, quindi top. Poi ho preso due cose uguali perché voglio farci la scorta, costate 4 euro l'uno. E sono questi due set di pennelli a unicorno. Finalmente sono riuscita a prenderli. Ogni volta che li avevo visti in un video, e ogni volta che andavo alla Tiger li volevo. E alla fine ho detto no, adesso ne prendo due perché mi piacciono e li uso. Sono bellissime, adesso ne faccio vedere uno. Uno lo lascio chiuso, uno tanto lo utilizzo. Che è successo? Eccolo, questo qua, questo che era chiuso. Questo qui, purtroppo quando sono uscita dalla Tiger ho visto che questo era aperto. Pazienza, lo devo utilizzare. Allora, la scatolina è di cartone con questo bellissimo unicorno, meraviglioso, mi piace tanto questa scatola. È a calamita, la scatolina ha la calamita. E si apre così. E dentro ci stanno questo set trio di pennelli con la base, appunto, con il corno dell'unicorno. Rose gold, veramente bello. Allora, i pennelli, diciamo, rispetto all'immagine sono completamente sfalsati, perché qui il rosa è acceso, il verde menta è acceso, questo azzurro è acceso, mentre in realtà i colori, diciamo, dei pennelli sono sfalsati. Il rosa è un rosa cipria bruttissimo, cioè scusate, ma e invece i due pennelli sono tutti e due della stessa tonalità, tutte e due color menta, verde menta. Comunque sono contenta di questo set perché ci sta il pennello da sfumatura, mi piace tanto. Poi c'è questo pennello a punta, diciamo, molto comodo, e mi piace tanto. 4 euro la confezione, sono veramente contenta. Alla fine ho detto vabbè, se ci devo spendere qualche soldo meglio così di aver preso questo set che mi piace tanto. Poi ho trovato altre lucine. Ho trovato questo set di lucine con la palma. Sono bellissime, guardate quanto sono belle, verdi, magari a tema natura, e sono veramente spettacolari, quindi anche queste le userò quando sarà un pochetto più caldo, più estivo. Le metto come ho fatto con queste coccinelline e le vedrete come sfondo. Sono veramente spettacolari, mi piace tanto questa idea di fare le lucine. 1 euro, sono contenta di averle trovate. Poi ho preso questa, diciamo, questa lavagnetta luminosa, questa insegna luminosa, che c'è scritto Don't follow me, follow your heart. Allora, don't follow me vuol dire non mi seguire, ma segui il tuo cuore. Speriamo di averla detta bene. Ci vogliono due pile, che pure c'ha anche la vite, guardate. È chiuso con la vite, quindi quando metterò le pile qui dentro non gliele toglierò più, sperando che non le consuma, e vedrò di appenderlo da qualche parte, di metterlo da qualche parte della mia stanza, magari lo troverete anche qua, perché vorrò mettere su questo sfondo, che è il mio armadio, però tanto questo avevo, l'appenderò tipo così, insomma, dopo vedrò come posso sistemarlo. Comunque è veramente bello, questo l'ho pagato 4 euro, è veramente uno spettacolo. Anche questo lo vedevo spesso quando hanno messo le cose di San Valentino, lo vedevo, mi piaceva. Alla fine ho detto vabbè, San Valentino ormai è finito da un pezzo, però ho detto vabbè, lo prendo lo stesso, bellissima. Poi l'ultima cosa di questo sacchetto, è un altro, perché io ce ne ho due, quindi questo è il terzo,
si chiama Smart Fold Holder, un porta smartphone per fare i video, per mettermelo vicino al mio letto, insomma, per vedere i video, perché io ce l'ho sempre sopra la mano, alla fine mi stanca. Invece quando vado a mettere questo qua, così che sono sdraiata sul letto, mi ci trovo meglio. L'ho preso rosa ed è fatto così, costato 3 euro, ancora non ci credo, perché quando io l'avevo preso dall'altra parte costava di più. È piccolino, non è grandissimo, però sono contenta perché proprio mi serviva, mi servono sempre questi, ogni tanto me li porto in giro, ecco. Allora, la lunghezza, allora intanto è fatto così, ciao, beccuccio. Allora, la plastica non è delle migliori, è una plastica che non durerà in eterno, diciamo, però ho detto vabbè, per adesso la molla è fatta così, sperando che non mi si rompe, e io, ecco, questa è leggermente più morbida, diciamo, da maneggiare, e la lunghezza è questa qua. Se io la allungo tutta, diciamo che è più o meno, un attimo solo che controllo perché ce n'ho uno vicino, sì, è la lunghezza standard, insomma, è abbastanza lungo, quindi è comodissimo per fare i video, per farmi le foto, insomma, lo utilizzerò in vari modi. Ed è comodissimo, sono felice di averla presa finalmente perché non vedevo l'ora. Poi passiamo al sacchettone enorme, che è questo sacchettone qua. Il sacchetto questo è vuoto, c'è rimasto solo il libretto delle istruzioni della lampada, quella dell'insegna. Allora, ho preso ad un euro l'uno questi due contenitori, comodissimi secondo me, perché questi si possono piegare e riporre dovunque. Questi contenitori fatti così, insomma, di stoffa rigida con all'interno plastificata, e ho trovato questi ultimi due, sono stata fortunata. Allora, vediamo un po' se è della stessa misura, perché io quando l'ho preso di fuga, perché ho visto, li ho raccattati appena vado lì, boom, subito li prendo perché ho paura sempre che finiscono. Aspettate, ok, ecco, questo qua è un po' più piccolo, mentre questo è più grande. E sono comodi per riporre, io ci metto qualsiasi cosa, quando devo fare un cambio dell'armadio, magari voglio metterci i calzini, oppure ci metto qualsiasi cosa. A me mi piace tanto riutilizzarli questi contenitori. Poi c'hanno pure i manici, quindi sono comodi, magari si appoggiano da qualche parte, e sono veramente comodi. Le fantasie sono queste. Una è questa con i fiori bianchi e neri, bellissima, e questa con le strisce, con le righe, molto molto carino. Poi acciaccati, però vabbè, tanto li dovrò utilizzare sicuramente. Poi ho preso una cosa che avete già visto nel video dei miei regali, però era rimasto l'ultimo, e mi ci sono trovata bene con questi, è un cuscino, lo dico subito, con questo cuscino qui ho detto no, lo devo riprendere, è rimasto l'ultimo e l'ho preso. Quindi ho quattro cuscini, due neri, perché ho preso un altro nero, eccolo qua, e due rosa, perché ho iniziato a dormirci praticamente, mi li stringo vicino, morbidissimi, mi piacciono troppo, e penso di aver raccattato l'ultimo che c'era nel negozio, e sono contentissima. Questi cuscini mi sono piaciuti tanto, anche questo era rimasto l'ultimo a un euro, quindi l'ho preso, è meraviglioso, lo adoro. Sono veramente contenta di aver preso questi cuscini, perché già il Tesco mi piace da morire, e poi anche sono morbidissimi, bellissimi da vedere, quindi mio subito, per tutti i doppioni, perché non c'era tante cose alla Tiger, perché ho notato quando sono andata alla Tiger, che a parte che era tutto svaligiato, non c'era più niente, sono arrivata e non c'era più niente, però anche c'è sempre le stesse cose ripetitive, diciamo. Allora ho detto vabbè, prendo le cose che mi servono di più maggiormente, e poi dopo, più là, quando faranno una nuova collezione, quando metteranno qualcosa di nuovo, andrò a dare una sbirciatina. E allora ho preso due contenitori per mettere gli oggetti, dato che c'ho io faccio anche il fai da te, no? Con le perline, con i gancetti, ce l'ho tutti sparsi per un, c'ho un cestone grande così, tutto mischiato, un casino. E allora ho detto no, devo fare pulizia, e ho deciso di prendere questi due contenitori. Sono fatti così, hanno tre scomparti in uno, sono identici praticamente, hanno il manico, io ho preso col manico rosa, c'era il manico anche blu, e hanno questi scomparti qui, adesso li faccio vedere tutti e tre aperti, così, tanto sono tre identici praticamente, si aprono così,
così si aprono, hanno il loro coperchio e dentro sono fatti così. Comunque la capienza è abbastanza buona, ci si può riporre tante cose, e sono fatti tutti così. Poi sono impilabili, quindi si possono sovrapporre questi, questo lo posso sovrapporre qua sopra, magari il coperchio lo metto da una parte, oppure magari devo andare in una stanza, prendo uno, metto il coperchio, poi sovrappongo quell'altro e vado, quello, faccio quello che devo fare, poi li metto a posto. È comodissimo, insomma, perché li puoi mettere dovunque e puoi fare quello che vuoi. Veramente belli. 3 euro al pezzo, erano rimasti gli ultimi, ho detto vabbè, li prendo perché mi possono essere sempre utili. E sono veramente cose utilissime. Io, come ho sempre detto, prendo sempre le cose più. Se devo comprare qualcosa, deve essere comunque sia una cosa. Adesso utile. Vi faccio vedere 2 cosine che ho comprato veramente belle. Sono contentissima perché le ho trovate a 1 euro. Finalmente ci sono riuscita a trovarle a 1 euro. E ho preso delle cose a tema, tra virgolette. Come avete visto su tutto l'haul, ci sono le cose a tema unicorno. Perché a tema unicorno? Voi mi dite, ma unicorno. Mi piace e io adoro, inizio ad amarlo sto benedetto unicorno, è bellissimo, insomma è una figura di fantasia molto carina e ogni volta che vedo un unicorno anch'io pazzisco, sono diventata unicorno, si dice, non so, mi piace tantissimo e io volevo fare qualcosa a tema, diciamo questo sfondo cambierà, ci metterò qualcosa a tema unicorno. E cosa manca per fare questo tema unicorno? L'unicornino a peluche. È bellissimo, cioè io quando lo vedevo, perché cioè, l'avevano messi un po' di tempo fa, però costavano 5 euro o 6 euro, e ho detto no, 6 euro, 5 euro no, non li prendo. Li hanno messi a 1 euro, sono contentissima. E ho preso questo, che è tutto rosa, con queste ali argentate, con i pallini argentati, veramente carino. È glitterato l'unicorno, anche il corno è fatto così. Molto molto grazioso, insomma, molto molto bello, fa una bella figura appoggiato sul letto, appoggiato da qualche parte, e ho detto no, lo devo assolutamente prendere, per 1 euro lo devo prendere, è veramente bello. Poi ho preso, non contenta di avere un unicorno solo, ho preso un altro, questo è ancora più carino perché è viola, è tutto viola, perché il viola è un altro mio colore preferito, che poi ci si addice pure alla mia stanza perché ho le tende viola. Anche questo c'hanno tutte e due la criniera e la codina, guardate quanto sono belli, e hanno tutte e due la stessa forma di ali, sempre così argentate, anche l'unicorno, però è viola ed è carino perché è seduto. Questo infatti lo metterò sopra il mio letto, perché vedete sta proprio seduto, molto molto carino, mi piaceva l'idea dell'unicorno seduto, troppo carino, è bellissimo, cioè io lo adoro. Il viola poi è uno dei miei colori preferiti, quindi top. Quando l'ho visto ho detto no, tu devi venire con me, anche questo 1 euro, felice come una Pasqua. L'ultima cosa che vi volevo far vedere, sempre a tema unicorno, perché gli unicorni sono diventati, domineranno il mondo, come si dice, ho preso questo quadro qui, che non è un semplice quadro, vedete c'ha la lucetta, ma bensì appunto è un quadro luminoso. Lo andrò a prendere qua sicuramente, qua da qualche parte, insomma, dove lo potete vedere, perché è un peccato non vederlo. E l'unicorno è identico al disegno dei pennelli, solo che questo qui sta diciamo all'insù, mentre questo sta con una zampetta in alto. C'erano vari modelli, c'era il pavone e il drago, ma io ho voluto scegliere l'unicorno, era rimasto l'ultimo, quindi lo cercavo da tanto perché mi piaceva e l'ho preso. Sarò, ritornerò bambina, che vedevo di, ma mi piace troppo, insomma è veramente uno spettacolo. È proprio fatto di tela, io lo sento, c'è un buchino, lo sento proprio, ed è stupendo, cioè lo adoro. La base non è proprio un rosa acceso, è un rosa salmone, però è stupendo, io lo amo questo unicorno. È il mio unicornino preferito. Veramente bello, mi piace troppo. Questo l'ho pagato 3 euro, se non mi ricordo male, 3 euro, sì. E sono veramente contenta. E questo era l'ultimo acquisto che ho fatto. Anche qui la bustina è vuota.
ho fatto tutti questi bellissimi acquisti. Se il video vi è piaciuto, appunto, spolliciatemi tantissimo, fatemi tanti commentini, fatemi sapere anche qual è la cosa che vi è piaciuta di più di questo haul, e mi raccomando, iscrivetevi per non perdere i nuovi video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, ciao.